Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare la Via Vittoria prima di arrivare alla Lega Pokémon. Detto ciò, quindi senza ulteriori indugi, iniziamo ad andare a fare il consueto check per le medaglie e a incontrare questo Pokémon selvatico, va bene? Questo Nidoran femmina, credo sia sì, a livello 4, giustamente. E fuggire. Nel frattempo comunque vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video come sempre, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Giallo, in particolare della Via Vittoria, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che a condividere questo video a tutti coloro che potrebbero essere interessati ad un viaggio nei ricordi, ad un tuffo nei ricordi appunto, con Pokémon Giallo. Magari c'è qualcuno che conoscete che aveva questo videogioco da piccolo, chi lo sa. Detto ciò, quindi facciamo il consueto appunto controllo delle varie medaglie e andiamo avanti. Lui ci controlla la medaglia tuono, va bene. Eccoci qui. Abbiamo tutto l'occorrente per affrontare la Via Vittoria. Abbiamo le iperpozioni, abbiamo i repellenti. Abbiamo. Beh, forse non so se i repellenti in realtà funzionino, avendo dei Pokémon di livello anche letteralmente molto basso. 41, 44, insomma, non sono proprio i Pokémon con cui dovrei affrontare la Lega. Insomma, però vediamo, dai, vediamo di riuscirci comunque. Vai, passiamo. La medaglia palude, eccola qui. E vedremo di riuscire a battere questa Lega anche con dei Pokémon molto underlivellati. Ok, ci siamo. Proseguiamo. Medaglia vulcano, perfetto. Andiamo in alto, andiamo da questa parte. Eccoci qui. Ed infine la medaglia terra, l'ultima che abbiamo preso proprio nello scorso episodio. Se ve lo siete persi, andate a vedere perché abbiamo preso sia la medaglia di Sabrina che quella di Giovanni e abbiamo anche sfidato Gary prima di arrivare qui. Detto ciò, allora, entriamo nella Via Vittoria. Io lascerei davanti Pikachu per allenarlo, ma evidentemente non è possibile. Metterei qui a questo punto davanti Charizard, a dire la verità. Metterei davanti Charizard per vedere se riusciamo ad evitare i Pokémon selvatici. Poi andiamo di Super Repellente. Ne abbiamo 5, dovrebbero bastare in teoria. E andiamo. Iniziamo ad affrontare la Via Vittoria. Allora, questo Sassuolo dobbiamo portarlo in fondo, come ben ricordate. Quindi iniziamo a farlo. Ah, Pokémon Blastoise, Surf. No, non Surf, che Surf. La forza ce l'ha Snorlax. A questo punto ordiniamo Snorlax come secondo, così almeno non dobbiamo ogni volta andare a prenderlo con forza, dato che dovremo usarla molte volte in questa grotta. E vediamo se effettivamente incontriamo Pokémon selvatici oppure no. Purtroppo l'animazione di forza è davvero lenta. L'animazione dello spostamento dei massi. Ecco qui. Portiamo il sasso su questo punto. Spingiamolo così e poi di qua. Ecco fatto. E lì si è aperto il passaggio. Primo posto in cui possiamo passare, vai. E anche primi allenatori che incontriamo, immagino, qui sopra, vero? Allora, qui abbiamo lo strumento in cui c'è da scegliere quale strumento prendere. Vediamo un po', eh. Ah, non mi ricordo quale dei due è la caramella rara e quale dei due invece è il Rapidartigli. Caramella rara, ok. Ah, forse è vero, non c'è Rapidartigli in prima generazione perché non ci sono gli strumenti da dare ai Pokémon. Quindi, niente, proseguiamo. Vai, prima allenatrice. A questo punto, mentre siamo qui alla prima allenatrice, possiamo cambiare Pokémon e mandare in campo Pikachu. Anzi, Blastoise. No, Venusaur. Snorlax, volevo dire. Dovrebbe essere più utile alla Lega di Pikachu, quindi cerchiamo di allenare lui. Pikachu sarà un po' inutile alla Lega, purtroppo. D'altronde è un Pikachu con 0 difesa e 0 difesa speciale, quindi non sarà proprio il massimo. Mentre Snorlax può dire la sua. Andiamo di Body Slam. Morso dovrebbe reggerlo. Sì. Ah, però, eh. Forte questo Snorlax. Andiamo anche di forza. Perfetto. Poi Ninetales, lasciamo Snorlax.
andiamo a dire terremoto. Più riusciamo ad usare Snorlax, meglio è. Poi in caso abbiamo anche le iperpozioni da dargli, eh. Buonissimo, brutto colpo. E abbiamo tirato giù Ninetales. Ho perso tutto, tutto! Allora, mettiamo davanti di nuovo... No, mettiamo davanti Charizard. Per allontanare eventuali Pokémon selvatici. E proseguiamo. Altro allenatore. Ok, questa volta invece mi ha beccato con Charizard davanti. Vabbè, sarà Charizard allora a battere il suo primo Pokémon. Vediamo chi ha. Ivysaur, perfetto. Guarda, non avrei potuto chiedere di meglio. Andiamo lì, lanciafiamme. E addio Ivysaur. Poi chi manda? Wartortle. Bene, cambia un Pokémon. E direi di mandare Pikachu contro Wartortle. Sarà uno dei pochi Pokémon che riuscirà effettivamente ad affrontare. E forse anche a shottare con Fulmine. Vediamo, eh. No, dai, è rimasto con un HP, che culo. Ok, fortunatamente non attacca. Andiamo di riduttore. Tanto per un HP non è un problema. Poi chi manda? Charmeleon. Cambia un Pokémon e tocca a Venus a Snorlax. Con terremoto. Vai, terremoto. Ah, usa attacco X, va bene. Tanto non penso che possa reggere un terremoto di Snorlax, sinceramente. Super efficace anche. Appunto. Ed infine Charizard. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Blastoise. Perché terremoto non avrebbe più effetto, essendo fuoco volante. Mentre un bel surf se lo piglia tutto addosso. Ecco qua. Perfetto. Abbiamo battuto anche questo allenatore. Continuiamo allora. Prima parte della via vittoria superata. Poi qui dovremmo aver modo di buttare questo sasso magari da qualche parte. No, lì sopra c'è Moltres, zona in cui non abbiamo in realtà necessità di andare, però potremmo comunque sfidare questo allenatore. Allora, forza. Vai. Ah no, non possiamo comunque sfidarlo, vero? No, niente. Beh, abbiamo attivato la forza, giusto per mettere questo sasso lì. Finito l'effetto repellente, ne mettiamo subito un altro. Vai, super repellente. No, affrontare questa parte senza repellente è un casino, ragazzi. Vi perdete in continuazione. Ok, buttato. E uno fatto. Ora dovremmo poter proseguire di qui. Però c'è un allenatore che ci becca subito. Tu dovresti essere un karateka, vero? O forse karateka giù sotto? O meglio, un cintura nera, no? Sì, eccolo qua, cintura nera. Manda in campo Machoke. Ok, allora io direi di tirarlo giù col lanciafiamme. Non so se lo one shottiamo, infatti non lo one shottiamo. Ci becchiamo il colpo karate che dovrebbe essere poco efficace, però no. Ma non è che Charizard non era fuoco volante in prima generazione? Perché è stranissimo che lotta. Oppure no, forse colpo karate è di tipo normale allora. Allora sapete che forse colpo karate in prima generazione magari è di tipo normale, eh? Motivo per cui è normalmente efficace su Charizard. Allora, contro Machoke comandiamo tranquillamente Pidgeot. Un volo. E Machoke lasciamo tranquillamente Pidgeot di nuovo. Usiamo volo. Anche se non penso che lo ucciderà in un colpo in questo caso. A meno che faccia brutto colpo. Appunto, non lo ammazza. Colpo basso dovremmo reggerlo tranquillamente. E andiamo di attacco d'ala. Perfetto.
Perfetto, Pidgeot sale anche a livello 44, bene. E cerca di imparare agilità, ragazzi. I moveset di prima generazione sono davvero una cosa orribile. Cioè, il modo in cui apprendono le mosse i Pokémon non ha alcun senso. Ok. Abbiamo battuto anche questa cintura nera. Lì sopra c'è Moltres. Se volete vedere come si cattura Moltres, vi invito a... allora, qui dovremmo portare un sasso. Vi invito a andare a vedere il mio let's play di Pokémon Blu, banalmente. Ok, andiamo avanti Snorlax. Se vi interessa basta cercare nel mio canale Pokémon Blu Moltres e vedrete l'episodio in cui vado a catturare Moltres, oppure Pokémon Blu Articuno, Pokémon Blu Zapdos, Pokémon Blu Mewtwo, volendo. E vedrete appunto tutte queste parti in cui vado a catturare i Pokémon. Allora, andiamo di Body Slam, Body Slam, non Body Slime, contro Drowsy, che lo sciotta. Snorlax sale di livello però. Ah, questo non credo di poterlo shottare, anzi mi fa pure un attacco prima lui. E questo lo sentiamo. Fortunatamente non ci ha confusi. E come vi dicevo appunto non viene shottato. Ah, psichico però farà malissimo. Psichico farà malissimo. No, dai, ha fatto brutto colpo, ma che sfiga, oh. Non mi avrebbe mai shottato altrimenti. Non mi avrebbe proprio mai shottato nella vita. Andiamo Blastoise. E andiamo di Surf. Cioè, guardate quanto è tosto Hypno in prima generazione. Morso. Ok, Kadabra. Cambiamo Pokémon. E mandiamo, direi, Pikachu. In teoria col riduttore Pikachu dovrebbe fargli parecchio male. Vai. No, non lo shotta, davvero? Ok, fortunatamente usa ripresa. Dobbiamo andare ancora di riduttore. Ma un brutto colpo? No, mai, eh. Inibitore cosa ci toglie? Fulmine. Mannaggia lui, avrei usato fulmine in questo caso. Vabbè, andiamo ancora di riduttore. E poi altro Kadabra. Cambiamo Pokémon, ma che è meglio. E mandiamo Venusaur, dai. Mandiamo Venusaur, usiamo Foglie Lama. In teoria dovrebbe one-shottarlo. Oddio, forse no. Forse no, perché Foglie Lama è vero, è speciale. Essendo un attacco di tipo erba, lui ha delle statistiche speciali assurde. Infatti, non lo shotta mai nella vita. Cosa ci toglie? Tossina. Va bene, usiamo ancora di Foglie Lama. Ok, abbiamo battuto anche questo Kadabra. Mi ha sconfitto? Che cacchio però. Allora, Pokémon. Devo resuscitare quello Snorlax per forza perché mi serve allenarlo in questa parte, ragazzi. Ok, poi diamogli una iperpozione. Un po' sprecata, me ne rendo conto, però è importante. Mentre gli altri possono rimanere così. Poi mettendo avanti Charizard di nuovo. Per allontanare i selvatici. E vediamo un po' cosa c'è da fare qui intorno. Vediamo dove possiamo mettere. Ah, qui abbiamo un altro allenatore. Lasciamo davanti Charizard per il primo Pokémon. E poi al massimo cambiamo. E mettiamo Snorlax. Ok, tu sei un domatore. Manicampo Persian, mannaggia il Persian dell'allenatore del capopalestra dello scorso episodio, eh. Certo, il Persian del capopalestra dello scorso episodio era al 54, mi sembra, 53. Quindi decisamente peggio di questo. Anche se anche pure questo fa male, eh. Andiamo di lacerazione, brutto colpo garantito e via. Poi Golduck, cambiamo Pokémon ovviamente e mandiamo... non so Pikachu perché mi sa che ce l'ho sciotta, ma andiamo a Venusaur. Anche se Golduck potrebbe avere delle mosse di tipo psico, eh. E se è più veloce potrebbe farci male. Però no, siamo più veloci noi, buono. E Foglie Lama dovrebbe sciottarlo. Bello comunque il nuovo sprite di Golduck, molto carino. E infatti brutto colpo e viene sciottato.
Venusaur al 44, ottimo. La lezione l'ho avuta io, mi spiace. Qui troviamo una cura totale, beh, può sempre tornare utile. Poi, vediamo un po' dove si può andare. Qui dietro c'è un altro allenatore. Direi di batterlo con un altro strumento. Giocoliere vuole lottare. Allora, in campo Mr. Mime, noi useremo lacerazione su Mr. Mime facendogli parecchio male. Ok. Meditazione aumenta il suo attacco. Però noi con lacerazione fortunatamente ce lo portiamo a casa. Charizard sale a livello 47, buono. E battiamo anche questo giocoliere. Dammi questo. MT17, vediamo un'occhiata subito a cosa sia. Sottomissione, ok, non particolarmente utile. Probabilmente la venderemo per comprare qualcos'altro. Detto ciò, però, qui abbiamo una scaletta. Un'altra scaletta qui che non possiamo ancora utilizzare, quindi dobbiamo per forza andare qui sopra. E qui sopra abbiamo questo sasso che è da portare di là, da quello che ricordo. Questo allenatore da battere. Così togliamo anche questo vicolo cieco da qui. E ci prendiamo lo strumento. Ok, inizia con Exeggutor. Bene, meglio di così contro Charizard non poteva andare. Andiamo di lanciafiamme. Exeggutor resiste, cioè, guardate quanto fa la statistica speciale, eh. Questo è merito della statistica speciale, che Exeggutor ha bella alta. Andiamo poi di lacerazione. Poi, chi ha Cloyster? Cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Sperando che Pikachu possa shottarlo con un fulmine. Vediamo, eh. Anche se non credo, il Cloyster di rosso di Gary, volevo dire, non l'ha shottato. Questo sì, con un brutto colpo però. Fortuna, dai. Un po' di fortuna anche al povero Pikachu. Livello 42. E poi Arcanine. Ovviamente cambiamo Pokémon. E direi di mandare Snorlax. Con un bel terremoto. Beh, anche lo sprite di Arcanine, cioè, così come per lo sprite di Wartortle, quello di rosso fuoco, è semplicemente bellissimo. Quello di rosso fuoco verde foglia, gli sprite di Arcanine, è fighissimo. Ok, prendiamo di forza e lo tireremo giù. Riduttore non dovrebbe farci troppo danno, appunto. Lo reggiamo tranquillamente e poi lo tiriamo giù con forza. Oh, finalmente anche Snorlax sale a livello 42. Ok, prendiamo questo strumento. Revitalizzante massimo, ottimo. Poi, diamo un'occhiata qui sotto prima di andare di là, per vedere cosa c'è. Allora, c'è un altro sasso da lì che dobbiamo in qualche modo prendere. E un'allenatrice qui, da sfidare. Ok, ma nel campo Parasect, ottimo ancora per il nostro Charizard, che gode nel lanciare questo lanciafiamme e bruciare quel parassita. Ok, manda Dewgong, acqua ghiaccio manderei, sapete che manderei ancora Pikachu? Vediamo un po', bellissimo questo nuovo sprite di Dewgong, molto bello. Fulmine. E vediamo se riesce a shottarlo. No, nemmeno vicino ci va. Fortunatamente lui ci usa Ruggito, mossa abbastanza stupida da usare contro un Pikachu che ti sta usando Fulmine. E riusciamo quindi a tirare giù anche questo Dewgong. Poi Chansey, attenzione Chansey. Mandiamo Snorlax contro Chansey. Eccolo, prima volta che lo vediamo in questo videogioco. Carino il nuovo sprite. E andiamo di Body Slam. Ok, ci diminuisce l'attacco, questo non va bene. Perché Snorlax fa tutto grazie all'attacco. Però Chansey, a quanto pare, ha poca difesa, eppure si è beccato anche un brutto colpo.
Oh, sei fortissimo. Beh, grazie, cara. Pikachu, fammi passare, grazie. Ok. Vediamo cosa c'è qui dietro. C'è il passaggio bloccato. Finito l'effetto del repellente, ne mettiamo un altro. Allora, super repellente, vai. Questa è la stanza principale della via vittoria, eh. Dopo questa ci sono ancora un po' di allenatori, ma gli enigmi sono praticamente finite. Andiamo di forza. Snorlax, forza. Ecco qua. Vai. E mo' lo portiamo. Ovviamente state attenti a non farlo andare troppo in alto questo sasso, altrimenti non potrete più farlo scendere. E ci godiamo questo rumore orribile. Mentre portiamo avanti il sasso e questa lentezza disumana. Ok, vai, spingiamolo ancora di uno. Portiamolo qui sotto. Pikachu, sta attento, eh. Ecco qui. E lo andiamo a mettere contro questo disco. Ecco qui. In questo modo. Ok, qualcosa si è aperto ora da qualche parte. Vediamo se si è aperto qui sotto. Attenzione, un Pokémon di livello più alto del 46. Anzi, del 47. Un Onix al 49. Ok. Facciamo ovviamente fuga. E qui sotto sembra essersi aperto un passaggio. Sì, qui sotto si è aperto il passaggio, quindi ci andiamo. Immediatamente. Eccoci qui. E abbiamo questi due allenatori da battere. Eccone uno. Solo i prescelti possono passare. Attenzione, solo i prescelti, eh. Ok, lui manda Kingler. Ecco, questa non è una buona, non è un buon avversario per il mio Charizard. Manderò in campo subito Venusaur. E lui mi usa attacco X, va bene. Se non è più veloce, lo potremo comunque shottare senza prendere nessun danno. Perfetto, shottato. Kingler non ha difese speciali, non dovrebbe avere statistiche speciali particolarmente alte. E infatti viene tranquillamente shottato. Poi ti manda Tentacruel. Lasciamo Venusaur. E andiamo di Foglianama. So che non sarà molto efficace come attacco. Però comunque fa comunque tanto danno, beh, essendo un brutto colpo. Appunto. Che lui usa barriera e si aumenta quindi la difesa. Però sfoglieremo è speciale, quindi chi se ne frega. Ecco qua. Un altro Foglielama. Ok, lui usa attacco X, va bene. Vai, altro Foglielama. E ci portiamo a casa anche questo Tentacruel. Perfetto, brutto colpo ovviamente. Ed infine Blastoise. Lasciamo Venusaur. Oh, bello lo spread di Blastoise. Tutto lì fiero, pronto a combattere. Però Foglielama lo disintegrerà. Appunto. Peccato che Venusaur non salga di nuovo di livello. Ma va bene così. E andiamo a sfidare la sua amica. Allora, lei manda in campo invece Bellsprout. Oh, che goduria, eh. Che goduria bruciare questo Bellsprout. Ecco fatto, via. Poi, Weeping Bell cambia un Pokémon. E mandiamo Pidgeot. Vai con volo. Dovresti riuscire a shottarlo. Dato che questi Pokémon non hanno molta difesa, eh. Per l'appunto. Addio, pure brutto colpo. E poi chiederai Victreebel? Sì. Altro volo, anche contro Victreebel. E prova ad usare Avvolgibotta, prova ad essere fastidiosa fino alla fine questa linea evolutiva, eh. Fino alla fine prova ad essere fastidiosa, guardala, vede in polvere.
Andiamo di attacco d'ala subito. E poi ci toglieremo il veleno con cura totale. Ok, altri punti esperienza per Pidgeot. Sono furiosa! Allora, strumenti, cura totale. E curiamo Pidgeot. Ok, siamo ancora messi comunque relativamente bene con la squadra. Qui possiamo passare da questa parte e buttare questo sasso di sotto. Importantissimo. Di lì non possiamo passare. Di qui torneremo su, quindi non ha molto senso andarci. Anche se forse possiamo spingere questo sasso da qualche parte. Non penso, deve essere una scorciatoia, sì, per tornare su. E a questo punto possiamo anche noi cadere nel buco direttamente. Andare quindi di... dove è il super repellente? Qua. Poi ne avremo ancora uno solo, eh. Qui è solamente uno shortcut per tornare in alto, se non sbaglio, noi basta cadere nel buco insieme al sasso, esatto, e portare questo sasso là in fondo. Pokémon, forza. Ecco qua, vai. Mentre se fossimo andati in alto, nella scaletta in alto, saremmo andati da Moltres, se non sbaglio. Saremmo scesi in questa zona qui però in alto dove c'è Moltres. Però appunto a noi non interessa catturare i leggendari in questo walkthrough. L'abbiamo già fatto per la prima generazione nel mio let's play di Pokémon Blu. Ok, e con questo dovremmo aver liberato il passaggio qui. E dovremmo poter passare tranquillamente. Noi eravamo prima dall'altra parte di questo posto. E siamo usciti dalla via Vittoria. Come vi dicevo, era solamente quella stanza l'enigma. Per il resto la via Vittoria è molto corta in realtà. Molto più corta di quella che magari... Ci si ricordi da bambini, eh. Ok, abbiamo superato anche il primo colpo questo mini labirinto e siamo arrivati all'Indigo Plateau, ovvero l'altopiano blu, e come vedete si è colorato tutto di blu. Ok. Curiamoci Pokémon. Ecco fatto. Perfetto, e andiamo a fare un po' di compere prima della Lega Pokémon. Allora, vendiamo tutto quello che non ci serve. Quindi, MT47, via. Poi, MT17, via. Poi potremmo addirittura vendere la bicicletta, però dai, non facciamo questa cosa. Un po' da pezzenti. Abbiamo 9 caramelle rare che useremo prima della Lega. Il Pokéflauto lo teniamo, le fune di fuga le teniamo, tanto possono sempre servire. Super repellente ve lo teniamo. E queste cose le teniamo. Allora, 27 cura totali bastano, avanzano per la Lega. Non andrò a comprare le Ultra Ball, ma andrò a comprare le ricariche totali, che possono essere molto utili. Posso comprarne un botto, posso comprarne uno stonfo. E ne prenderò, facciamo 30, ok? 30 ricariche totali. Poi, revitalizzanti, assolutamente sì. Di revitalizzanti ne prenderò anche in questo caso un bel po'. Facciamo 28. Ok, e dovremmo essere pronti a questo punto. Andiamo a ritirare tutti gli strumenti che avevamo depositato nel box dicendo che li avremmo usati poi alla Lega. Questo è il momento di usarli. Quindi, PC di Glacial. Ritira e ritiriamo allora le pozioni max. Poi l'iper pozione. E vediamo un po' cos'altro. Le ricariche totali. Vediamo un po' cos'altro ho di buono qui dentro. Revitalizzante mass, assolutamente sì. Ed infine, basta, ok, ho preso tutto. Perfetto ragazzi, quindi abbiamo superato indenni anche abbastanza facilmente la via Vittoria, a merito anche del fatto che l'avevamo appena fatta in realtà, l'avevamo fatta proprio in Pokémon Blu, quindi mi ricordavo abbastanza bene questa volta dove si dovesse andare e cosa si dovesse fare.
Quindi, nel prossimo episodio andremo a sfidare la Lega Pokémon. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!